Buonasera e bentrovati ad una nuova puntata di Botta e Risposta, anche stasera con il sindaco Paolo Mascaro, che ringrazio e saluto per essere con noi. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Il numero per intervenire in diretta, ve lo ricordo, lo vedete in sovraimpressione, il 379 15 49 644. Lo ripeto, 379 15 49 644. Aspettiamo i vostri messaggi di testo, i vostri messaggi WhatsApp e le telefonate chiaramente in diretta con noi. Allora, partiamo subito. La situazione dei contagi sul territorio lametino, più 17 o più 16 sono i contagi oggi? Allora, oggi vi sono stati 17 casi positivi comunicati dall'ASP e 6 guarigioni comunicate dall'ASP, quindi il differenziale oggi torna in negativo di 11, tant'è che saliamo, mi pare, da 151 attualmente positivi a 163. Diciamo, si conferma, poiché il dato va sempre letto su base settimanale, altrimenti il singolo giorno può essere un po' non indicativo, continua un trend per fortuna in discesa. Bene, e la notizia di qualche ora fa, che poi viene proprio dal presidente Spirlì, facente funzione Nino Spirlì, della possibilità che la Calabria da domenica diventi zona gialla. Secondo lei, insomma, riusciremo comunque, siamo a livello sanitario o comunque a livello amministrativo, in grado di mantenere, di fronteggiare la questione zona gialla? Perché immagino che ci siano più libertà rispetto a una zona rossa o una zona arancione. Si abbassano le misure comunque che ci sono state finora. Ma io credo che si abbassa la misura per come imposta, ma non si deve abbassare la misura per come frutto della responsabilità personale. Cioè, il fatto che vi sarà, ad esempio, l'apertura di bar e ristoranti deve comunque portare e comportare che il singolo utente, il singolo cittadino continua a usare la mascherina, continua a usare la distanza interpersonale di un metro, continua a lavarsi spesso le mani. Quindi credo che ci siano tutte le condizioni per divenire zona gialla. Questo lo deduciamo soprattutto dalle terapie intensive e dai ricoveri, sono in diminuzione. Noi vediamo che l'ospedale da campo che è stato realizzato a Cosenza sino all'altro giorno aveva solo 2 ricoverati, ora è arrivato mi pare a 6 ricoverati, vediamo che l'ospedale di Lamezia oggi ha 16 ricoverati, ma può averne anche altri, quindi ci sono ancora posti, anche a Catanzaro sono diminuiti. E credo che la risposta sanitaria oggi sia più tranquillizzante, anche sotto il profilo anche della tempistica della lavorazione dei tamponi, quindi credo che sia il momento di divenire zona gialla. Sarebbe un controsenso rispetto ad altre aree territoriali d'Italia, dove oggettivamente vi è una maggiore pressione anche sul sistema sanitario e si è già gialli. Stanno arrivando già i primi messaggi, li vado a leggere perché così ci troviamo in linea anche in perfetto orario. Per quanti giorni ancora, ci chiedono, resteranno i birilli su via Marconi di fronte il Despar? Ma non so se oggi erano stati tolti o forse no, perché il problema qual è? Che quando la pioggia continua per più giorni diventa impossibile fare il cosiddetto intervento risolutivo. L'assenza dell'intervento risolutivo comporta il tenere i birilli, che sono tenuti proprio per ragioni di sicurezza, quindi ben vengano i birilli quando i birilli sono necessari. Per il resto, lo dico in maniera chiara, senza se e senza ma, è stato un intervento errato della Lamezia Multiservizi e quindi abbiamo subito richiesto che il ripristino avvenga a regola d'arte, così come oggi in Corso Eroi di Sapri si è rivelato qualche piccolo imperfezione nei lavori che sono stati realizzati nei giorni scorsi, abbiamo subito contestato ciò alla ditta e la ditta già oggi stesso, nonostante la pioggia è intervenuta, e ripristinerà tutto a regola d'arte. La differenza oggi rispetto ad epoche del passato è che oggi, nel momento stesso nel quale qualcuno sbaglia, viene subito richiamato per fare tutto a regola d'arte. In passato avevamo le strade massacrate perché tutti gli interventi che sono stati effettuati non sono stati riparati a regola d'arte, col risultato che oggi vediamo le strade ancora alla mezza purtroppo fanno schifo. Esatto, ci stavo per arrivare io. Le strade fanno schifo. Io mi ricordo che nel 2015, quando arrivai, c'erano 8 km di vie dei bizantini, diciamo da Abruzzi a salire, che erano letteralmente una mulattiera. Da allora, per fortuna, è una strada che tiene. Piano piano dobbiamo fare in modo che le strade migliorino, piano piano.
Faccio un altro esempio, sì. Abbiamo intimato alla società che ha fatto i lavori dei sottoservizi in via Roberto il Guiscardo, sì, di intervenire immediatamente a ripristinare tutto il tracciato stradale. Lo farà da lunedì mattina, perché questa settimana le condizioni meteorologiche hanno impedito qualsiasi intervento conservativo. C'è un altro messaggio per quanto riguarda le bancarelle, così le definiscono, di fronte lo scolastico. Con quale criterio di sicurezza vengono concesse? Ma allora, queste sono tutte cose che passano dagli uffici, c'è la domanda che si deve fare al SUAP, c'è la concessione, i criteri di sicurezza sono quelli che prevedono le normative nazionali, quindi bisogna poi rispettare le distanze interpersonali di un metro, bisogna avere le mascherine, queste sono regole che sono nazionali, non è che la Lamezia è una città che fa parte di una repubblica a sé stante, vi sono delle regole, in base a quelle regole chi ha diritto può esercitare il diritto stesso, chi non ha diritto il diritto non lo eserciterà mai. Ci sono delle immagini, se mandiamo questo contributo, perché le immagini che ci hanno inviato riguardano l'incrocio di via Leonardo da Vinci, via Carlo Alberto dalla Chiesa e ecco, fanno vedere come la situazione degli scoli che in teoria avrebbero pulito settimana scorsa siano appunto ancora così. Poi, ma no, io dico invece una cosa, sono giorni che Lamezia è sotto tanta acqua e non avete visto le immagini degli allagamenti, cioè che ci sia lì ancora sicuramente delle imperfezioni, si vedono che ci sono, ma dove sono le immagini della Lamezia allagata che vi erano sino a un anno fa? Ha piovuto tanto, ricordiamoci che oggi siamo gialli, domani saremo gialli, ieri siamo stati arancioni, con copiose cadute d'acqua, ma non si sono verificate quelle, voi avete visto su Facebook dove ogni istante giustamente si fa vedere qualsiasi cosa, avete visto sottopassi allagati, avete visto situazioni di particolare allagamento, avete visto le immagini che ci sono state a Vibo, a Reggio e tante altre parti, non ci sono state, perché non al 100%, ma si è sicuramente intervenuto e sicuramente i risultati si stanno vedendo. La città che con quattro gocce d'acqua entrava in tilt oggi non c'è, ma non dico che le cose vanno bene, siamo ancora al 10%. Certo, si può migliorare chiaramente la situazione autostradale. Non si può, si deve migliorare. È una necessità, certo. Allora andiamo alla questione scuole. Io mi fermo un secondo con i messaggi, poi continuo chiaramente a leggerli perché ce ne stanno arrivando tanti. C'è una notizia che abbiamo commentato con lei poco fa per quanto riguarda il sindaco di Corigliano Rossano. Cosa fa? Ordina la chiusura delle scuole fino al 7 gennaio e il TAR sospende l'ordinanza. Perché? Commentiamole insieme, così capiamo anche meglio alcune dinamiche. Non voglio entrare nel singolo provvedimento del sindaco di Corigliano Rossano, no, che stimo tanto, ma il TAR fa rispettare la normativa. La normativa cosa dice? Che le scuole devono stare aperte. E allora il sindaco non può sostituirsi alla norma, il sindaco solo quando vi sono delle condizioni oggettive che siano certificate da istituti abilitati a certificare ciò può procedere alla chiusura delle scuole. Io ho letto velocemente gli articoli e la motivazione, sì. Il TAR della Calabria dice che la misura è sproporzionata, cioè non si possono chiudere le scuole per il sentito dire, non si possono chiudere le scuole perché si dice che ci sia ritardo nei tracciamenti, non si possono chiudere le scuole perché si dice che vi siano positivi. Il TAR per la quarta volta interviene e per la quarta volta dice che le scuole devono restare aperte. Ricordo a qualcuno che il TAR ha annullato due volte le ordinanze del sindaco Di Paola, sì, e i ricorrenti hanno avanzato nei confronti del comune di Paola una richiesta risarcitoria di 1.100.000 euro. Sicuramente la richiesta risarcitoria di 1.100.000 euro, parla l'avvocato, non parla il sindaco, non verrà mai accolta in quei termini, ma sicuramente i soldi della comunità andranno ad essere spesi per una finalità diversa da quella alla quale dovevano essere destinati. Quindi il sindaco non è sciolto dalle leggi, il sindaco deve rispettare le leggi e deve applicare le leggi. Questa anche è perché di una chiarezza estrema. C'è una precisazione da fare anche riguardo al tavolo tecnico a cui ha partecipato la città di Lamezia Terme. In questi giorni la riunione è stata presieduta dal prefetto di Catanzaro, hanno partecipato il presidente della regione Spirli. Nel corso di tale incontro, io lo leggo, è emersa la necessità di garantire a tutta la popolazione studentesca la ripresa, la possibilità stamattina di riprendere l'attività scolastica in presenza nel rispetto di
della normativa anticontagio, in particolare in quello che è il divieto di assembramento sia all'interno dei mezzi di trasporto, che lo ricordiamo, e che all'ingresso e all'uscita delle scuole. A tal riguardo, io lo vado a specificare, verrà effettuata un'analisi dell'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte degli studenti, anche pendolari, al fine di un'eventuale rimodulazione degli stessi sia in ambito urbano che extraurbano. Sì, quindi, stamattina c'è stata la riunione al comitato, alla quale noi abbiamo partecipato a distanza, io e il vice sindaco, ha partecipato anche dalla sede della Lamezia Multiservizi, sì, il responsabile del servizio Franco Sesto, proprio perché in vista del 7 gennaio, cioè della riapertura anche degli istituti superiori, quelli che importano solitamente un maggior numero di utilizzo dei mezzi pubblici, perché i bambini più piccoli chiaramente vengono accompagnati dai genitori, vi è stato questo opportuno tavolo tecnico, dove vi era la presenza del Presidente della Regione, del Prefetto, delle autorità scolastiche, proprio per cercare di trovare quella che è la soluzione migliore in vista del 7 gennaio, ma per cui bisogna lavorare con tavoli operativi, perché le norme sono norme, il diritto allo studio è diritto allo studio, quindi bisogna far tutto, essere pronti e sicuramente non creare dall'osservanza delle norme di legge dei pericoli per la comunità, è quello a cui stiamo lavorando ogni giorno. Ha detto una cosa molto importante, essere pronti. Ora abbiamo provato sulla pelle di tutti noi cosa significa essere impreparati, probabilmente, certo, a livello scolastico, no? Quindi ecco, essere pronti è una parola che stasera mi piace ancora di più, soprattutto quando si parla di scuola, è una parola molto importante. Detto ciò, arriviamo alla questione Capodanno, Natale, perché da casa ci scrivono. Intanto vogliono sapere lei cosa ne pensa dei botti di Capodanno. Ora vorrei capire proprio nello specifico cosa dovrebbe pensare il sindaco. No, forse dei botti, si riferiscono però, ecco, all'ordinanza sindacale di divieto di botti, che è stata pubblicata oggi, così come avevo fatto l'anno scorso. Cosa è stata pubblicata oggi? Lo specifichiamo. È un'ordinanza sindacale che vieta proprio l'esplosione dei botti, quindi probabilmente il riferimento è a era questo. Era questo. Sì, no, sì, però questo. Ricordiamo che in ogni caso, anche qualora dovessimo passare a zona gialla, ci sono comunque delle limitazioni per quanto riguarda la notte del 31, e quindi la vigilia di Natale, il giorno di Natale, comunque continuano ad esserci. Certo che il passaggio a zona gialla potrebbe far sì che un po' la nostra economia, io parlo di economia calabrese, si risollevi, almeno un po', per quanto riguarda il mondo della ristorazione, perché insomma vedere quel corso senza un locale aperto fa un po' male alla popolazione lametina oggi. Ma sicuramente riguarderà come aspetti importanti i bar e ristoranti, e riguarderà come aspetto anche importante la mobilità tra comuni diversi. Oggi in linea di massima è vietato venire a Lamezia da Maida, da Girifalco, da Catanzaro, da Crotone, domani con la zona gialla diverrebbe invece possibile, oltre, ripeto, alla riapertura dei bar. Oggi si può fare solo asporto, consegna a domicilio, stesso dicasi per i ristoranti. Chiaro, sono delle aperture, ma io lo sto ripetendo ogni trasmissione, ma è bene che alcune cose si ripetano. Dico, possiamo anche uscire purché rispettiamo le regole, è meglio che vi siano in giro 1000 persone su 1000 che rispettano le regole, piuttosto che 100 che le regole non le rispettano. Ecco, questa è la realtà, non è limitare le uscite, è fare in modo che colui che esca rispetti le regole. Se colui che esce rispetta le regole, il contagio a livello di diffusione lo freniamo lo stesso. Se escono in pochi ma stanno uno accanto all'altro e sono senza mascherina, certo, quei pochi si contagiano tra di loro e portano il contagio a casa. Questa è l'elementare. Certo, questo comunque ce lo dobbiamo ricordare, e ed è giusto ricordare, ripeterlo. È perché giusto, se no si pensa, evitiamo, facciamo uscire in pochi, poi escono in pochi che non rispettano le regole, e invece è meglio in molti che rispettano tutte le regole. Ci scrivono ancora, è un affezionato colui che ci scrive, perché ce lo continua a ripetere ancora, i nomi delle linee dei pullman sono in tedesco, i cartoni scritti a penna sul cruscotto sono stati aboliti anche nelle corriere del Burkina Faso, quindi lui ci scrive questo. Io non l'ho capito, quando poi lo spiegherà meglio. Ecco, sì, ci ha scritto anche l'altra volta, in realtà, per quanto riguarda i nomi delle linee dei pullman, che sono in tedesco, quindi io, insomma, faccio... Guarda, questo veramente non ci ho fatto caso, però ci ascoltano sicuramente dalla multiservizi e ci spiegheranno perché sono scritte in tedesco.
fossero scritte in inglese lo capirei, è la lingua per così dire universale, ma in tedesco mi sembra un'anomalia assoluta, quindi su questo sono d'accordo col telespettatore. Allora, la strada che porta da Bella a Piano Lupino, la aggiustiamo, è una domanda. La aggiustiamo tutte piano piano, di sicuro il miracoloso intervento che possa in un territorio che è esteso 162 km quadrati, non 40 km quadrati quanto Cosenza, questo intervento miracoloso non ci può essere da parte di nessuno, le strade si aggiustano piano piano. Aggiustata Corsero di Sapri, nettamente migliorata la cosiddetta scorciatoia, intervenute su altre vie nel centro storico di Nicastro, tipo vicino alla biblioteca, piano piano adesso si continuerà con alcune strade lì a Santofemia vicino all'Hotel Felipe, si continuerà anche su via Scarpino, si continuerà su tante altre parti della città, piano piano le aggiustiamo tutte, l'ho già detto pure prima, anche via Roberto il Guiscardo che sarà asfaltata tutta da lunedì, ce la faremo, c'è bisogno solo di un po' di tempo. Ci fanno una domanda per quanto riguarda la compostiera e dicono: ma se io ho la casa a San Biase senza giardino e la terra a Santofemia, la posso prendere la compostiera? È una domanda che giriamo meglio ai tecnici, se si è comunque, allora lì io ho visto un po' quelle che sono le condizioni, bisogna avere l'orto o il giardino, ora sinceramente se l'orto e il giardino sono in luogo diverso rispetto a dove si produce il rifiuto, sinceramente non saprei rispondere, ma si può chiedere benissimo al settore ambiente che ha predisposto quello che è il capitolato e si chiede a questo aspetto. Caro sindaco, ci scrivono, e qui dobbiamo aprire una parentesi a parte, ma come si può pretendere di rivotare i consiglieri? Per come si stanno comportando non penso che li rivoterò, perché cosa succede domani? Domani è 11 dicembre e il TAR esaminerà i ricorsi sullo scrutinio delle elezioni precedenti del 2019. Possiamo sapere cosa accadrà da domani? No, però non ho capito la domanda, perché non possono da dare, casa ci scrivono. I consiglieri stanno, allora, facendo, devo dare atto all'intero consiglio comunale, in questo non faccio neanche distinzione tra maggioranza e opposizione, che stanno lavorando e stanno lavorando tanto. Da casa ci scrivono. Probabilmente giustamente uno dice: io ho già votato, voglio votare alla scadenza naturale, okay, forse è questo. Se no i consiglieri stanno facendo veramente un ottimo lavoro. Perché da casa ci scrivono: come si può pretendere di rivotare i consiglieri? Per come si stanno comportando non penso che li rivoterò. Quindi facciamo una specifica domanda. È 11 dicembre, il TAR riesaminerà i ricorsi delle precedenti elezioni, cosa accadrà? Così magari ci ricolleghiamo anche a questa domanda. Il TAR dovrà valutare se i ricorsi sono ammissibili e se i ricorsi sono fondati, quindi le possibilità astratte che sussistono in tutti i ricorsi elettorali sono o che il ricorso viene dichiarato inammissibile o infondato e quindi in questo caso il rigetto lascia tutto inalterato, o che si dispone il voto in alcune sezioni per le quali a parere del TAR la genuinità del voto non è garantito, o che teoricamente si rivota in tutte le elezioni. Nel secondo caso resterebbero gli stessi candidati sindaci, gli stessi candidati consiglieri, nel terzo caso è un annullamento tout court e quindi si dovrebbe andare a rivotare con nuovi candidati sindaci e nuovi candidati consiglieri. Questo dice la normativa, per il resto domani c'è l'udienza, è doveroso che le cause si discutano e domani si discuterà nella apposita aula, anche se so che si discuterà telematicamente, non si discutono in televisione, quindi attendiamo da cittadini, io attendo da sindaco, tu da elettrice e da cittadina Lametina, attendiamo l'esito del TAR, attendiamolo con serenità. Serenità non significa che si sa come finisce, significa che la vita si deve affrontare con serenità in ogni suo momento e con quella serenità si attende una decisione. Comunque lei è sereno, lo ha detto pubblicamente, sempre, per cui insomma sono sereno sempre, non perché dovrei perdere la serenità? Vabbè, in città c'è un po' di attesa fondamentalmente, anche io, attenzione, non confondiamo quella che è la naturale attesa per sapere l'esito di un qualcosa col fatto di essere sereno o di non essere sereni. La serenità è una componente delle persone per affrontare la vita, si può essere sereni in tantissimi momenti di difficoltà, si può essere sereni in qualsiasi frangente
intelligente della vita, questo che c'entra? Comunque noi domani lo sapremo e poi insomma trarremo le conclusioni che dovremo trarre. In ogni caso ci scrivono ancora per quanto riguarda il pozzetto di acque bianche di Largo Verità, non ho capito questa, comunque a San Teodoro, prima che si dicevano altri danni con questa pioggia, quindi vabbè, chiaramente io leggo i messaggi per segnalato per come arrivano poi. Allora, questa è una trasmissione che è seguitissima, perché quasi tutta la città mi parla poi di questa trasmissione. È importante a volte che arrivino questi messaggi, proprio perché essendo seguita da tanti, se anche io domani, preso da miliardi di altri problemi, dovessi dimenticare di segnalare il pozzetto di acque bianche di Larghetto Verità, chi ci sta ascoltando lo annota ed ha il pensiero di intervenire. Quindi è importantissimo che i telespettatori indichino comunque tutte le criticità. Allora io chiedo scusa se alcuni messaggi chiaramente faccio fatica a leggerli, ma magari scrivendoli qualcosa può sfuggire o vengono scritti in maniera un po' confusionaria, quindi chiedo scusa io se magari alcuni non riesco a leggerli proprio con esattezza. Però ancora un altro messaggio ci dice: ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo della macchina comunale, qual è lo stato attuale del processo di autorizzazione alle assunzioni dopo la risposta da parte del Ministero? Colgo l'occasione per ringraziarla del servizio che sta prestando alla nostra comunità. No, ringrazio il telespettatore anche per la domanda compiuta e pertinente. Allora, per quanto riguarda l'autorizzazione della Commissione Stabilità, confidiamo di avere il parere del revisore auspicabilmente domani su una rimodulazione che abbiamo fatto sul fabbisogno triennale del personale per richiedere nuovamente a Roma l'autorizzazione. Nel frattempo devo dire con soddisfazione che nel momento nel quale abbiamo ottenuto l'autorizzazione a procedere sia a scavalchi condivisi sia a comandi a tempo determinato, quindi a soggetti che prestano la loro attività professionale in altre amministrazioni, giorno dopo giorno stiamo mettendo dei tasselli importanti al Comune, che stanno facendo veramente un lavoro bellissimo, perché sono molto motivati, sono molto attivi. Anche oggi chi ha visto l'albo pretorio ha visto la pubblicazione di altro comando. Contiamo settimana prossima di avere anche degli apporti molto 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 importanti nel settore tecnico, che a mio parere in una situazione di generale sofferenza è quello che soffre di più, e contiamo veramente di perfezionare altri scavalchi condivisi o comandi nella prossima settimana. Quindi in attesa di poter veramente mettere a puntino l'intera macchina con l'autorizzazione della Commissione Stabilità, stiamo comunque operando positivamente sui tempi determinati e stiamo colmando alcune lacune. Ecco, ha parlato proprio di questo, no? Per cui oggi cosa è successo? Da quello che ho potuto apprendere qualche minuto fa, è stata approvata la transazione del debito da circa 4 milioni di euro che la DECA aveva presentato al Comune di Lamezia Terme. E dobbiamo metterci un milioncino in più, eh? Un milioncino in più? Eh sì, perché già nel maggio 2019, cosa è successo? Sì, posso permettermi di interrompere la domanda? Assolutamente sì, io voglio saperne di no, più. Perché questo secondo me è un altro dei momenti importantissimi per la comunità, perché ricordiamo che un palazzo può diventare stupendo se le fondamenta sono solide, sì. Se le fondamenta sono d'argilla o sono fragili, quindi se si costruisce sul nulla si sbriciola tutto. La mezza aveva tra i tanti problemi, lo sanno tutti, maggio 2019, gestione commissariale, il TAR nomina un commissario ad acta, arriva il commissario ad acta e condanna il Comune di Lamezia Terme al pagamento in favore di DECA, mi pare a maggio 2019, di 4.489.000 euro, un debito depurazione che il Comune ne risponde in via sussidiaria rispetto alla Lamezia Multiservizi. Quindi inizia un contenzioso al TAR, il Comune c'ha questa spada di Damocle, questo è un credito che produce all'anno l'8% di interessi, circa 320.000 euro di interessi, quindi è una somma che era arrivata già ai 5 milioni di euro. Un'amministrazione che non vuole lasciare problemi ai propri figli e a chi verrà dopo questo sindaco, invece di lasciare pendenti posizioni debitorie, cerca di chiuderla al meglio facendo sacrifici. Il buon padre di famiglia fa sacrifici per lasciare ai figli qualcosa di buono e qualcosa di importante. Allora, dopo un lavoro intenso portato avanti in questi mesi, oggi abbiamo deliberato l'autorizzazione al sindaco
sindaco di sottoscrivere un atto di transazione che prevede la corresponsione in favore di Deca di 3.700.000 euro in unica soluzione entro il 18 dicembre. Il credito di Deca, aggiornato agli interessi da maggio 2019 rispetto alla condanna che aveva già disposto il commissario ad acta, era di circa 5 milioni. Quindi grazie al nostro operato viene meno ciò che abbiamo ereditato durante la gestione commissariale, vi è un risparmio di circa 1.300.000 euro e quindi da domani i cittadini lametini per i propri figli dormiranno più tranquilli perché sanno che delle cambiali che noi stavamo trasmettendo ai nostri figli sono state onorate e quando le cambiali vengono onorate c'è da festeggiare. Quindi oggi è un giorno importante per Lamezia e domani mattina alle 9.30 io dinanzi al notaio andrò a sottoscrivere questo atto di transazione. Lamezia fa un altro grande passo in avanti. Beh, mi ricordo positiva, il momento nel certo. quale feci la transazione Barclays, quella era una transazione su derivati che avevamo ereditato, che erano arrivate a milioni di euro, chiudemmo con 600 mila euro dati cash. Cioè quando si governa bene e governandosi bene non si creano debiti, ma si può avere delle somme a disposizione, si riesce, e ripeto in questo caso pagando subito 3.700.000 euro e sfida a trovare un comune in Italia che può essere oggi nell'anno Covid in queste condizioni, noi eliminiamo un debito importantissimo che c'era sulla testa dei nostri figli. È vero che il debito è di Lamezia Multiservizi, ma il comune in virtù della convenzione che vi era stata con Deca era tenuto in via diretta al pagamento, quindi noi paghiamo e poi compensiamo con delle posizioni debitorie che abbiamo con la Lamezia Multiservizi. Ecco, trasmissioni come questa che era... Chiaramente ce ne sono tante altre, ne fanno tante i miei colleghi, però servono proprio anche a specificare alcune cose. Perché no, ma questa è una cosa importante, perché io da cittadino lametino allora non ero sindaco, appunto, forse alcuni quindi... dicono scherzando che ero il sindaco ombra, però di sicuro non ero sindaco a maggio 2019, ma quando io lessi quella notizia di quel provvedimento del commissario ad acta che disse comune paga 4.489, disse anche inserisci nel bilancio previsionale il capitolo di bilancio per il pagamento di questa somma, io da lametino ho avuto una sensazione di sconforto, dico ma creiamo veramente i presupposti delle macerie, oggi invece è l'esatto opposto, quindi è bene che i cittadini grazie alla trasmissione sappiano che l'operato di questi 12 mesi ha condotto il comune di Lamezia Terme a togliere un'altra delle spade di Damocle. Mi ricorda Barclays, mi ricorda quando abbiamo vinto definitivamente la causa del Borgo Antico, sì, cioè quell'altra mannaia che c'era sulla testa. Cioè vi rendete conto che il 2015 questo comune aveva davanti tanti ostacoli che nessuno immaginava si potessero superare. L'uno dopo l'altro si stanno eliminando tutti. Siamo divenuti un comune modello per questo aspetto. Adesso passeremo alla fase 2, già da gennaio, un modello di amministrazione, quindi un comune efficiente, non il comune di oggi che non risponde al telefono. Io le cose le dico chiare. Certo, ma è giusto, qua io le cose le dico chiare. Quindi chi pensa che io vengo qua per pigliare in giro, io lo dico, non è accettabile che oggi noi non abbiamo il personale sufficiente per rispondere al telefono. Questo e è gravissimo, noi non stiamo certo. rispondendo al telefono e la gente sta uscendo pazza, tant'è che poi scrive a me e devo intervenire io, perché non riusciamo purtroppo a garantire la risposta al telefono, non riusciamo a garantire determinati servizi, ma a brevissimo aggrediremo anche questo problema. Adesso abbiamo l'orgoglio di dire anno 2020 non c'è stato un giorno che siamo stati in anticipazione di tesoreria, non abbiamo dovuto pagare un centesimo di interessi passivi. Un tempo si pagava quasi 1 milione di euro di interessi passivi all'anno, non abbiamo pagato un centesimo, non siamo in salvaguardia, paghiamo tutti, adesso aggiustiamo un attimino la macchina come stiamo cominciando a fare. Ecco, abbiamo spiegato adesso che cosa si è fatto ora da gennaio, no? Augurandoci chiaramente che insomma c'è la rivoluzione, ci sarà, questo comune, ci deve questo comune essere, 2025, ci deve essere, 2025 ci deve sarà una macchina perfetta, ci deve essere per tutti i cittadini che comunque vivono in questa città e che e credono, ripeto, in questa questo città. È un momento storico del Covid nel quale purtroppo tanti comuni, ahimè, stanno facendo passi indietro, purtroppo, perché è un anno difficile per tutti. Sì. Noi invece stiamo riuscendo non solo pian piano a migliorare tante cose, ripeto, la città degli allagamenti da quattro gocce è la città che comunque resiste ai temporali violentissimi, quindi sta cambiando in tanti aspetti. Dal punto di vista economico, andatevi a guardare l'Albo Pretorio, ripeto, leggetevela questa transazione.
Ecco, però magari chi non guarda l'obbligatorio possiamo dirlo qua, no? Perché non tutti hanno questa fortuna di poterlo fare. Certo, ci mancherebbe, ma poi bene, certe volte in maniera discorsiva è anche più bello rispetto ad andare a leggere gli atti, che poi sono noiosi per come sono scritti. Certo, perché poi non è che ci mettiamo lì a leggere tutti gli atti. Invece se lo diciamo così, è meglio. Quando siamo io e te lo possiamo dire anche con un tono più scherzoso. Stasera potrebbero arrivare dei meme, io lo devo dire, perché bisogna stare attenti a come parliamo anche qua, perché siamo super paparazzati. Però perché ci dicono da casa la gente si deve sempre lamentare di tutto? Se le luminarie con i pianeti fossero state a Salerno, addirittura avrebbero pagato per vederle, invece qui a Lamezia hanno che dire. Su via pensiamo alle cose serie. Sono state accese le luci nella città di Lamezia Terme. Abbiamo fatto bene ad accendere queste luci. Allora, io devo posso dire la una cosa, tutti con le mascherine, tutti a distanza, ma oggettivamente sono andato, quando è stato? Martedì 8 alla messa in cattedrale, quindi sono stato un po' nelle zone centrali. Era stupenda la città, nonostante la serata un po' freddina, posto pioggia, era stupenda, c'era tantissima gente, c'erano quelle luci bellissime, tutti rispettavano le distanze, tutti con la mascherina, i negozi aperti, i negozi che vendevano, era questa l'idea che noi avevamo di Lamezia, Covid durante il periodo natalizio. Però, rispettosi diciamo, delle regole. Per chi non fosse venuto a Lamezia, stesse guardando questa trasmissione, ci sono delle luminarie che rappresentano i pianeti. Allora, c'è stata anche la polemica, no? Inizialmente quando insomma si dovevano accendere o meno ci le sono luci. I pianeti, un anno ci sono i pianeti, un altro anno ci può essere allora, un'altra cosa. Allora la polemica cosa. Era, ma i soldi destinati al luminario, io me la ricordo bene, adesso la riproponiamo, non potevano essere destinati, peraltro mi ricordo quando ci fu il programma. Ma la risposta è di una semplicità estrema, quelle luminarie attraggono gente, la gente attratta alle luminarie si ferma agli esercizi e spende, l'esercente ci guadagna, l'esercente assume persone. Le persone assunte vanno a comprare altre cose in altre parti e quindi sono denari che vengono ad essere in circolazione. Parentesi ulteriore, le luminarie quest'anno sono state aggiudicate da una ditta lametina, quindi quei soldi in fondo non è che sono stati buttati, sono andati a una ditta lametina che ha pagato gli operai lametini, che ha pagato tutto ciò, quindi è un ricircolo, è un riciclo di denari che fa bene alla comunità, quindi non andiamo a fare polemiche che sono stupide, cretine, poi ognuno può fare tutte le cretinaggini che vuole, ci mancherebbe, chi glielo impedisce, chi glielo proibisce, purché non si commettono reati si può fare tutto. Però certe volte poi uno quando riflette tra sé e se stesso deve dire ma quanto sono cretina a dire certe cose. Qua ci chiedono quando si terrà l'incontro tra sindaco e ASP, stiamo ancora aspettando. Ma al momento non c'è, innanzitutto il sindaco non deve avere nessun incontro con l'ASP, forse era stata la commissione consiliare che aveva sollecitato un incontro, non so, poi vi erano impegni da parte dell'ASP e non si è tenuto, il sindaco ha avuto colloqui con l'ASP, il sindaco sta interagendo giornalmente con l'ASP, il sindaco si è sentito oggi due volte con l'ASP per l'aspetto relativo ai tamponi rapidi e quindi alla tenda che verrà ad essere installata a brevissimo alla Mezza Terme, quindi stiamo avendo i contatti quotidiani e ripeto anche oggi ho avuto diversi contatti con l'ASP proprio per risolvere i problemi. Che incontro devo fare? Buonasera gentilissimo sindaco, vorrei sapere se e quando si interverrà sulla rotonda posta in località Rotoli, che non bisogna dimenticare costituisce l'ingresso della nostra città, ossia un pessimo biglietto da visita considerando lo stato di abbandono assoluto in cui si presenta. Ovunque la porta di accesso alla città è una bomboniera particolarmente in stile e altamente curata, tranne che a Lamezia, dove il degrado regna sovrano. Allora, notizie importanti anche su questa retrotoria. Fatta la premessa che a Lamezia il degrado non regna sovrano, essendo una delle pochissime città in Calabria dove non c'è la spazzatura per strada, essendo una delle pochissime città che ha i parchi curatissimi e letteralmente spettacolari. Quindi non è vero che a Lamezia il degrado regna sovrano. Su Rotoli posso dare due notizie. Sì, diamole. Una, finalmente con Corap e Regione Calabria si è raggiunto l'accordo sul trasferimento in favore del comune di Lamezia Terme di quelle opere, perché quelle opere ad oggi non sono di pertinenza del comune di Lamezia Terme quando parliamo della mega rotatoria. Sì. Quindi noi adesso che stiamo formalizzando con Corap l'acquisizione di quelle aree faremo anche un bando di sponsorizzazione, visto che ci sono tanti che credono in noi e stanno sponsorizzando tante parti della città. L'altra notizia
perché si è concluso l'iter di fatto per l'illuminazione pubblica di quell'area, quindi di quella parte di Rotoli, e credo sia solo questione di giorni. Si sta aspettando la risposta definitiva dall'Enel per l'allaccio proprio dell'energia elettrica, quindi a brevissimo quell'area sarà illuminata. Quindi anche su quell'area di Rotoli c'è stato l'intervento, ripeto, sia di prospettiva, quindi di poter avere la piena proprietà di quelle aree e poterle utilmente gestire. Oggi non potevamo fare un bando di sponsorizzazione perché non erano nostre, e sia sotto il profilo dell'illuminazione. Noi lavoriamo a 360 gradi su tutti gli angoli della città e su ogni problematica. Io vi ricordo intanto il numero di telefono, siamo in diretta, 379-154-9644, potete intervenire tranquillamente scrivendoci i vostri messaggi di testo, WhatsApp o chiamandoci in diretta. E ci scrivono chiedendoci: ma l'ospedale è una priorità? L'adeguamento dei posti letto al di fuori dell'ospedale per i positivi, i controlli per strada, le condotte idriche, le fogne per gli allagamenti, meno male che c'è bisogno di un sindaco, non di un politico. Pazienza. Per quanto riguarda l'ospedale, è di qualche giorno fa la notizia del potenziamento del reparto di oncologia del Giovanni Paolo II con l'attivazione di 5 posti letto. Certo. Quindi, insomma, questa è una notizia positivissima, direi. Ma è una notizia positiva che si aggiunge alle altre notizie positive. Avevamo chiesto di poter avere anche a Lamezia dei posti cosiddetti Covid per evitare che vi fosse promiscuità, abbandono, trasferimenti in altri posti, e abbiamo avuto questi posti. Ad oggi, se voi vedete giornalmente anche sul comunicato che viene adesso alla Regione Calabria, voi leggete giornalmente quanti di quei posti sono occupati. Siamo arrivati, io li guardo ogni giorno, a 18, poi siamo scesi a 15, oggi mi pare che siamo 16 posti, e l'abbiamo avuto. Abbiamo chiesto di poter avere dei macchinari per processare i tamponi. Ricordiamoci che noi all'inizio nemmeno ne processavamo, poi ne avevamo una, adesso abbiamo avuto due macchine per processare i tamponi, e li abbiamo avuti. Su oncologia abbiamo fatto anche questo. Sta andando avanti anche tramite Invitalia la realizzazione della nuova palazzina, quindi col pronto soccorso dedicato e con la nuova palazzina di malattie infettive. Anche chi va a guardare l'albo pretorio dell'ASP, io mi diletto adesso a guardare anche l'albo pretorio dell'ASP, circa 10 giorni fa è stata pubblicata anche la delibera dell'ASP dell'affidamento degli incarichi di progettazione di ingegneria finalizzati al presidio ospedaliero di Lamezia Terme e di Soverato. Quello di Lamezia Terme riguardava proprio la realizzazione di questa palazzina, quindi si sta lavorando. Ma ne approfitto, poiché a me piace la sinergia e piace anche riconoscere i meriti di altri soggetti, non sono uno che vuole i meriti su di sé, devo dare delle notizie che sono delle notizie importanti, ho cercato di darle, ma questa trasmissione ha una capacità di diffusione. Possiamo fermarci un secondo perché credo che abbiamo una telefonata, io ho sentito il telefono squillare, poi, però tu che sei molto più giovane di me mi ricorderai che stavo dicendo delle cose importanti. Assolutamente, perché sennò da rimbambito poi non me le ricordo più. Lo ricorderò io. Pronto, chi c'è al telefono? Buonasera, salve, sono Antonino. Buonasera, allora, Antonino. Volevo fare due osservazioni. Uno, complimenti per la trasmissione perché è seguita tanti e ci aggiorniamo un po' di tutto. Grazie, ci fa piacere. La seconda cosa, al sindaco Paolo Mascaro, perché finalmente, ci deluge su certi argomenti che magari noi non leggiamo molti giornali o non possiamo vedere i social, e poi bene o male ci aggiorniamo su di lui. Volevo fare solo un'osservazione al sindaco, se era possibile. Certo. L'area mercantile del mercoledì praticamente tutti i giorni è invasa di giovani over 18, maggiorenni, che appartano pieno di macchine, senza mascherine. Purtroppo il video e foto non si possono fare, noi che abitiamo nella zona, perché poi andremo sul penale anche noi. Però vi voglio dire che è uno schifo. Finalmente ieri abbiamo visto un po' di pattuglie, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza. In 10 minuti hanno fatto un bel controllo, ma dopo mezz'oretta è ritornato tutto nella norma. Cioè, non si potrebbe evitare mettere qualche cancello, qualche sbarra, aprirle solo il mercoledì quando c'è il mercantile, perché noi abbiamo bambini che vanno in bici quando stanno in belle giornate, abbiamo cani che possiamo portare in giro lì e comunque rispettiamo l'ambiente. Però purtroppo poi ci stanno quelli che fanno le corse con le moto, con le macchine, i mini cars, è un po' un casino quella zona lì, sia di giorno che di notte. È stato chiarissimo, grazie Antonino, continui a seguirci. Sì, però
Faccio l'appello al senso di responsabilità individuale, perché immaginare una città che possa essere sempre presidiata, al di là di quello che è stato, come ha riconosciuto il telespettatore, un momento nel quale vi sono stati questi controlli, non si può pensare che per tutto l'arco della giornata, in ogni angolo dei 162 km quadrati, vi possa essere il controllo. E allora è così difficile rispettare le regole da parte di ciascuno di noi? Se rispettiamo le regole, anzitutto rispettiamo noi stessi, quindi l'appello che io continuo a dire è di un passaparola individuale che possa portare al rispetto delle regole, perché la violazione delle regole deve essere eccezione. Se diventa eccezione, quei controlli mirati servono ad eliminare ogni problema, e altrimenti è difficile che vi sia uno stato di polizia nel quale in ogni angolo vi sia il poliziotto che in ogni angolo riprenda quello che va veloce con la moto, quello che non ha la mascherina, quello che in quel momento esce dal bar e butta la carta a terra, quello che esce dal bar senza aver avuto lo scontrino. Cioè, è impossibile che vi sia questo. Allora vi deve essere anzitutto il senso di responsabilità individuale, poi per il resto io do una mia considerazione. A me pare che le forze di polizia del territorio, carabinieri, polizie, guardie di finanza, esercito, fanno un'ottima attività di controllo. A me capita, soprattutto rientrando la sera sempre verso le 10:30 a casa, di trovare tante volte posti di blocco, tante volte un po' un controllo del territorio che, io mi permetto di dire, a mio parere è positivo. Si può sempre migliorare, ma possiamo migliorare soprattutto se migliora il cittadino. Certo, allora se vuole ritornare sì, al discorso di prima, io glielo ricordo perché chiaramente mi ha detto che sono dammi più giovane. Del tu, se no mi invecchia ancora allora, di ci diamo più. Del tu, dammi del tu, se no mi invecchia ancora come di la più. Scorsa volta. Quindi, allora, no, stavo dicendo, se non un attimino rispetto ad altri messaggi, perché giustamente diceva il telespettatore, è l'occasione anche di sapere qualcosa che non leggiamo. Vi è una sinergia assoluta con la Regione Calabria, ma la sinergia non deve essere a parole, a chiacchiere, ci vogliamo bene, lavoriamo per la Lamezia, Lamezia è il cuore della Calabria, deve tradursi in fatti concreti. Allora, quest'ottima sinergia, e in questo devo ringraziare particolarmente l'assessore al bilancio Franco Talarico, in quest'ottima sinergia. Come vedete, parlo di persona che in campagna elettorale era schierato da tutt'altra parte rispetto al sottoscritto, però con l'ottima sinergia con l'assessore al bilancio Franco Talarico, in questa settimana cosa si è ottenuto? Abbiamo avuto ieri la comunicazione dell'ammissione del finanziamento per realizzare un impianto polisportivo in località Savutano, via Beato Angelico. Lì si farà un campetto polifunzionale e due campetti, uno di mini basket e uno di calcetto, oltre a una riqualificazione dell'area. Questo l'abbiamo ottenuto con fondi che sono immediatamente disponibili nell'anno 2021 e dovremo effettuare i lavori entro 8 mesi, quindi soldi veri, soldi cash, soldi immediati, riqualificazione ulteriore di una parte della città che già di per sé è molto bella. Questi saranno nei pressi della chiesa di Santa Maria Goretti, per chi vuol capire dov'è la zona, quindi vi sarà nel 2021 questo importante intervento. Ma vi è di più. I primi giorni di dicembre, esattamente martedì 1 e giovedì 3, abbiamo avuto due riunioni alla cittadella. L'uno è stato giorno 1 alle 15, lo abbiamo avuto con i subconcessionari, operatori commerciali dell'aeroporto, insieme al presidente della SACAL, il sottoscritto e l'assessore Franco Talarico. Abbiamo ascoltato il grido di dolore da parte di questi esercenti e le loro richieste alla SACAL di venire incontro alle loro problematiche e alla regione di contribuire ad alleviare i dolori economici. Due giorni dopo, giorno 3, il sottoscritto, sempre Franco Talarico, sempre il presidente della SACAL, insieme a Sergio Abramo e al presidente della Confcommercio, abbiamo discusso molto del sistema aeroportuale calabrese e abbiamo detto che la SACAL aveva bisogno di aiuto economico da parte della Regione Calabria. Perché? Perché questa è un'annata nella quale chiaramente i bilanci sono in rosso, viaggia un aereo al giorno invece delle decine di aerei che avevamo negli anni scorsi, e abbiamo chiesto quindi all'assessore al bilancio della Regione Calabria di fare uno sforzo, perché la SACAL in questo momento rappresenta, tramite l'aeroporto di Lamezia Terme, la porta d'ingresso della Calabria nel mondo e la porta d'ingresso del mondo in Calabria. E abbiamo detto: fate uno sforzo immediato, perché se no moriamo.
pochi giorni dopo, è notizia di ieri, sì, la Giunta regionale della Regione Calabria ha disposto un finanziamento a fondo perduto di 5 milioni di euro in favore della SACAL e ha disposto anche dei contributi economici, anch'essi a fondo perduto, anche per gli esercenti delle attività commerciali nell'ambito dei sistemi aeroportuali. Questo per dire quando si lavora, e ripeto le date, 1 e 3 dicembre, 1 dicembre ore 15, 3 dicembre ore 17, il sottoscritto, senza fare comunicati, senza fare chiacchiere, senza parole, senza telecamere, è andato a perorare con calma, con tranquillità, non c'è bisogno di gridare quando si vanno a ottenere poi i risultati, è andato lì a perorare determinate esigenze e queste esigenze hanno trovato immediata realizzazione. Questa è sinergia, questo è lavorare per il territorio indipendentemente dagli schieramenti politici, perché lo ripeto, Talarico era un sostenitore di Pegna, quindi competitor di Mascaro. Però Talarico si è seduto al tavolo con Mascaro e assieme stanno cercando di operare perché questa città possa avere dei risultati. Non dimentichiamo che i finanziamenti di 250.000 euro cada uno per Cantagalli e Bagni con affidamento dei lavori entro il 23 dicembre li abbiamo avuti anche per l'interessamento, unitamente sempre al sottoscritto e alla propria giunta e al proprio consiglio di comunale, del consigliere regionale Pietro Raso, che è stato in quel caso intermediario con la Protezione Civile per prendere questi soldi che erano rimasti alla Regione Calabria e darli subito al Comune di Lamezia Terme per questi interventi particolarmente importanti. Allora, ci dobbiamo fermare, vado a leggere gli ultimi messaggi. Allora, questo intanto che ci dice: se una persona ha cambiato residenza da oltre 10 anni, perché oggi ancora arriva la bolletta della spazzatura dopo essere andato svariate volte al Comune e alla Lamezia Multiservizi? Ma io non ho motivo di dubitare sulla veridicità di quanto asserito, ma se uno va al Comune, alla Lamezia Multiservizi e denuncia il cambio di residenza ai fini tari, solitamente si aggiornano, però poiché non voglio contraddire nessuno, probabilmente vi è stato un refuso, un errore e quindi continua ad essere così. E si potrà rimediare chiaramente dimostrando di non abitare in quell'appartamento, tanti casi ci sono, mi meraviglio uno che è da 10 anni e che sia andati a specificare questo caso. E ancora un altro messaggio, una proposta: in realtà si può pensare ad un autovelox stabile, colonnina su via dei Bizantini, perché altrimenti succederà qualcosa, ormai è diventata arteria a scorrimento veloce, quindi su quella via vanno molto veloce. Il telespettatore propone un autovelox stabile. Ma di solito ci sono gli autovelox che sono in dotazione alla polizia locale, ma li fanno mobili in varie parti della città. Beh, è un'idea, sicuramente il comandante della polizia locale Rubino starà ascoltando la trasmissione e valuterà se questo è un qualcosa di fattibile, di utile, di importante, valuterà al meglio. Non ho proprio le competenze specifiche per dire se l'autovelox è meglio metterlo a via del Progresso, è meglio metterlo a via dei Bizantini, è meglio metterlo a via del Rettifilo. Però magari lo facciamo presente a chi di competenza. Però è una cosa, così ci mancherebbe, è un suggerimento. Io ti giro il messaggio, è un suggerimento perché interessante, che sicuramente sarà ascoltato, ma che io posso girare a mia volta anche al comandante della polizia locale. E lo faremo. Parliamo dello scempio di Piazza d'Armi, ci scrivono, totalmente in abbandono e in mano alle classi etniche di forme emigratorie. Vabbè, ci ho detto in parole semplici, i migranti, vabbè, io chiaramente mi dissocio da questo, è chiaro. Dove ogni sera si vede scempio di risse tra immigrati ubriachi che fanno i bisogni in ogni angolo della piazza e non è un biglietto di giusta presentazione della città. Non è più semplice far ripartire pullman dei pendolari con destinazioni comuni della comunità montano verso Serra Stretta e Pianopoli, oppure far biglietterie di pullman locali anche quelli a lunga percorrenza? La piazza verrebbe ripopolata dalla cittadinanza e dal suo hinterland, anche ripristinando i bagni pubblici che vergognosamente in Lamezia non esistono, anche a pagamento come in tutte le città civili. È chiaro che non ci sono solo etnie, ci siamo anche noi, cioè diciamo che non apparteniamo a quella determinata etnia, che dovremmo comportarci un po' meglio, quindi è troppo facile fare distinzioni sociali in questo momento, no? Quindi impariamo tutti, a mio avviso, quando ne prendo la responsabilità, a comportarci meglio, la prima io e poi a seguire tutti gli altri senza etnia.
di base. Ecco, quindi. Sì, no, nell'associarmi a quello che hai detto tu, perché anch'io mi dissocio da chi vuole individuare, ghettizzare determinate categorie, non succederà mai che io farò questo. Dico delle notizie, bagni pubblici, credo che già da domani, dovevano partire a dire il vero da ieri, ma le condizioni meteorologiche non l'hanno consentito, vi saranno degli interventi ai bagni pubblici vicino alla cattedrale e anche agli altri bagni pubblici della città, quindi si interverrà anche in questo settore, perché ha ragione il telespettatore, oggi sono letteralmente indecenti in città, quindi dove abbiamo delle criticità dobbiamo dirle senza nasconderle. I bagni pubblici che ci sono nelle aree mercatali, i bagni pubblici accanto alla cattedrale sono in condizioni indecenti e impresentabili, e però anche questo è stato oggetto di individuazione di problematica da risolvere e, ripeto, si doveva iniziare già i lavori giorno 9, cominceranno se non domani che è venerdì, sicuramente la prossima settimana. Per quanto riguarda Piazza Mazzini, lì sono previsti anche degli interventi sia sulla pubblica illuminazione sia sulla potatura, cioè quelli che sono gli interventi strutturali di pertinenza del comune per migliorare. Noi stiamo cercando un po' le varie aree di migliorarle. Se voi passate oggi a Piazza della Repubblica non la riconoscete, prima era buia, poco illuminata, oggi è luminosa al massimo, ma se vedete anche in Via del Progresso qui è migliorata molto l'illuminazione. Sì, sono passata io, quindi stiamo sostituendo proprio pali e pali, armature e lampadine, quindi la città è molto più illuminata rispetto a prima. Si interverrà lì a Piazza Mazzini. Per quanto riguarda poi, c'era un ulteriore aspetto che era stato sollevato, quello dei pullman. Sì, quello dei pullman, pullman. No, lì non ci sono le condizioni di sicurezza per essere quella zona una zona destinata a cosiddetto terminal bus, non ci sono le condizioni di sicurezza, quindi non è una scelta discrezionale del dire li facciamo in via Colombo, li facciamo a Piazza Mazzini, è una scelta obbligata via Colombo. In via Colombo vi sono le condizioni di sicurezza, in Piazza Mazzini non vi sono, sarà dopo che sono stati effettuati i lavori che hanno reso minori gli spazi a disposizione, oggi non è possibile che ciò accada, quindi io dico, sono d'accordo, cerchiamo di vivacizzare Piazza Mazzini, ma non con il pendolare da pullman, vediamo assieme determinate iniziative. Noi cercheremo adesso di farla più bella, diciamo, con potatura degli alberi, con pubblica illuminazione, vediamo per le fontane, noi cerchiamo di renderla più bella così. Io vi dico, credo sempre che se continuiamo a ragionarla così, anche con le varie distinzioni, e non facciamo nulla per cambiare questa città, quindi ecco, dovremmo anche un po' dalla parte amministrativa, sicuramente noi tendiamo anche ad addossare determinate colpe. Io sono ora per sempre... quanto riguarda l'aspetto anche del perché a Piazza Mazzini, che succede spesso purtroppo che vengono a essere buttate troppo cose a terra, forse chi va ai bar e qua però vicino, dipende dal cittadino, dipende dai cittadini, certo. Vola tutto. Noi comunque proprio nei prossimi giorni saranno installati in tutti i 3 ex centri della città di Lamezia Terme dei cestini molto belli sponsorizzati, quindi che sono stati di fatto offerti al comune di Lamezia Terme, non so se sono 72 o 82, stanno curando gli assessori Dattilo e Bevilacqua, e credo che già nei prossimi giorni saranno posizionati proprio per cercare di invitare sempre di più al rispetto del decoro e anche a differenziare i rifiuti, perché li faremo in maniera da differenziare il vetro dalla plastica e dalle carte e da altre cose, quindi ulteriori passi avanti per la città che sia sempre più decorosa. Bene, abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto. Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, sono la signora Maria di Lamezia. Buonasera, grazie. Signora, prego. Niente, volevo chiedere semplicemente al sindaco, già che lo conosco di persona, di non dimenticarsi ogni tanto di Piazza Garibaldi e San Biase. Allora, no, ci può ripetere per favore, perché abbiamo sentito male, ci può ripetere la domanda o l'affermazione? Sì, visto che in piazza Garibaldi e San Biase c'è sempre pieno di spazzatura, come dobbiamo fare per risolvere il problema? Okay. Visto che sono dei giardinetti. L'abbiamo sentita perfettamente, ci scusi signora, quindi piazza Garibaldi a San Biase. Grazie signora. Prego, arrivederci.
Cosa dovremmo pizzicare chi lascia la spazzatura, perché anche San Biase, come oramai quasi tutta la città, è coperta dalla raccolta differenziata, quindi anche a San Biase quella spazzatura lì non dovrebbe esserci, quindi cercheremo di fare in modo di pizzicare chi lascia lì la spazzatura. Vediamo anche con queste telecamere amovibili che stanno mietendo tante vittime, che non so se sono già arrivate, ma gli stanno per arrivare le sanzioni, perché molti in maniera così tranquilla, io certe volte guardo le immagini, i video che pigliano, cacciano la lavatrice dalla macchina, la signora alla guida, racconto questa, una signora alla guida, scende un'altra persona, apre tranquillamente il cofano, caccia una lavatrice e lo lascia. Se stanno vedendo la trasmissione e si identificano in questa scena, sappiano già che la targa è stata individuata e che sta partendo la contravvenzione. Allora, vediamo se queste telecamere amovibili le possiamo spostare anche su Piazza Garibaldi, non diremo quando, se no poi per qualche giorno non lasciano la spazzatura, e cerchiamo di contrastare tutti. Poi la signora che abita lì a Piazza Garibaldi, che ha eventualmente la possibilità anche di trasmettere il messaggio positivo ai vicini, perché non è che vado, Piazza Garibaldi non è una zona proprio di transito dove possono venire da Maida, da ogni parte dei territori, anche limitrofi, dalla stessa Lamezia, che ne so, a Via del Progresso ci passiamo tutti e la lasciamo. Lì probabilmente sono sempre coloro che fanno parte di quell'area territoriale. Il passaparola non dico che deve sostituirsi alla polizia locale, ai carabinieri, alla guardia di finanza, però anche alla persona dire: ma guarda che nel momento in cui tu lasci la spazzatura tu stai creando un danno alla comunità. È così semplice differenziare: un giorno lasci la carta, un giorno lasci la plastica, un giorno lasci l'organico. È la cosa più semplice del mondo se si entra nella forma mentis. Perché devi creare un danno potenziale a te stesso con la multa che ti arriva, alla comunità perché comunque sono costi maggiori, alla comunità perché è degrado. Quindi sa, se man mano passa questo passaparola, forse tra 10 anni veramente avremo una città diversa. Io spendo molto del mio tempo sotto il profilo educativo perché penso che la forza di trasmissione del pensiero che dà la parola è la cosa più importante che ci sia. Ecco, bisogna cambiare modo di pensare. Questo non Certo. è un problema solo lametino, eh. No, In questi giorni lo si assolutamente. dice anche di tutta la Calabria, Non so la per cui Calabria. Guardate, quando io vado a quindi. Latina e faccio la frosinone a Latina, mi viene Ecco, proprio allora non solo la Calabria, a ma l'Italia. guardare le piazzole della frosinone a Latina, che sono piene di spazzatura, penso che l'inciviltà è molto molto diffusa, Abbiamo credo. un'altra Però ci sono aree telefonata? territoriali dove questa inciviltà non c'è, questo lo dobbiamo riconoscere. Quindi è questione di mentalità che è radicata non solo qui, è radicata casomai in 2/3 d'Italia, ma ci sono zone d'Italia dove non buttano Assolutamente sì. neanche. Io sono Quindi. stata in zona d'Italia dove non si poteva buttare nulla per terra E se la butti, che ci arrivavano le succede? multe, E se la quindi. butti? Allora, pronto al telefono chi abbiamo? Sì, buonasera, Roberto Della Meggio sono. Buonasera, prego. Buonasera a lei. Io volevo sapere un attimino dove si trovano questi parchi puliti, come dice il signor sindaco, queste palestre adeguate per i bambini, questi pulmini per andare a scuola, Dove si queste cose. trovano? Sì, dove si trovano, sì. Visto che Ok. sono Della Meggio, se gentilmente mi può accompagnare a vedere questi parchi. È provocatoria questa affermazione. Può Non è restare in diretta e provocatoria. glielo dico: se va al parco impastato, trova un parco per il quale tante persone che vengono da altri posti restano letteralmente incantati. Se va al parco Ma a me Mastroianni, non sembra un trova un parco. parco dove le persone restano letteralmente incantati. Se va adesso, al 25 aprile, non lo riconosce più. Quindi ci sono questi parchi, sono sotto gli occhi di tutti. Potete portare anche le fotografie e il prossimo giovedì gliele facciamo vedere. Ma questo non significa che tutti i parchi sono bellissimi. Sto dicendo che man mano si Ma avete andrà. detto voi che tutti i parchi qua alla media sono incantabili, No, io tutti no, no, infatti non l'ho mai detto, Si assolutamente può no, dobbiamo fare passi in salutare avanti. la Santa Via da oltre 4 anni. Se le ricorda com'erano Qualcuno si è i incontrato in parchi questi a anni? ottobre, novembre, dicembre 2019, quando anche avevamo 10 metri lineari di spazzatura per strada? Si va per gradi, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, i miracoli li fa Però solo allora chi non ci deve guarda fare parole dall'alto, così non a noi. vento. Allora, ecco, mi sente? Sì, che la sento. Ok, stava dicendo perché poi la devo salutare, prego. Non ho capito, scusi. Stava dicendo, non so, stava commentando, quindi se voleva dire qualcosa, altrimenti poi la devo salutare. Sì, per faccio i pulmini per le scuole, le palestre che non sono agibili, tutte queste cose qua.
Perfetto, allora io la ringrazio per aver chiamato, ascolti chiaramente la continuazione della risposta del sindaco Mascaro, Sì, posso grazie. dire che per quanto riguarda le palestre inagibili, la palestra Gatti da qui a qualche giorno è finalmente inagibile, nei 2 anni commissariale è stata sempre inagibile, ora invece torna alla piena agibilità. Posso dire che nel parco impastato vi è il polifunzionale che è pienamente agibile, quindi in questi giorni in cui vi è la consegna delle chiavi per la gestione sarà pienamente utilizzato. È ovvio, ce ne sono tante che ancora sono inagibili, ma io non è che lo nascondo, ci sono tante cose che sono inagibili. La positività è che mentre nei 2 anni precedenti il mio mandato, il mio attuale mandato, si andava ogni giorno a perdere qualcosa, oggi ogni giorno acquistiamo e conquistiamo qualcosa. Questo è il miracolo di quest'anno di amministrazione. Quelle cose che erano chiuse, quell'abbazia benedettina che era chiusa, aperta, visitata da migliaia di persone quest'estate. Questa è la bellezza di questa amministrazione, il piccolo passo avanti. Ma io faccio il piccolo passo avanti perché il buon padre di famiglia deve fare i piccoli passi per come la gamba consente, altrimenti crea, l'ho detto prima, un fabbricato sull'argilla. Il fabbricato sull'argilla viene meno alla prima avversità. Noi invece, nel mentre abbiamo quei parchi bellissimi che ho citato prima, paghiamo 3.700.000 euro a Deka e ai figli del signore che ha telefonato prima, gli facciamo risparmiare 1.300.000 euro di cambiale. Quindi il signore che ha chiamato prima dovrebbe riflettere anche che i propri figli si trovano a far parte di una comunità che da domani avrà non più 5 milioni di euro di potenziali di debiti, ma con 3 milioni e 7 si è cacciato tutto. Questo Allora, deve io ti riflettere. vado a leggere gli ultimi messaggi. Intanto il primo, domani ci sarà la notizia del TAR, speriamo bene, altrimenti una città nuovamente al disastro e senza sindaco. E ancora, buonasera a tutti. I problemi alla Lamezia sono tanti, tanti sono stati risolti. La vedo impegnata, rivolgendosi a te Paolo, nel migliorare questa città e di questo la ringrazio. Sono pochissime le cose migliorate ancora, ancora non siamo nemmeno al 5%. C'è Dobbiamo tanto lavoro da fare fare. sforzi immani per migliorarla, immani, ma lo dobbiamo fare tutti. E se li facciamo tutti, voleremo, di questo ne sono convinto. Gentile signor sindaco, cosa ne pensa dei progetti di ricerca che saranno ubicati nella Fondazione Terina di Lamezia Terme? Finalmente la nostra città sta diventando sede attrattiva di investimenti capaci di esaltarne le sue potenzialità. Stiamo facendo un grandissimo lavoro con un grande uomo, lo dico, il professore Nistico. Io ho avuto il piacere di conoscerlo prima della mia seconda esperienza a sindaco, ci incontrammo, parlammo, ho trovato una persona innamorata della Calabria, ma che si è, anche parlando con me, tanto innamorato della Lamezia da essersi trasferita a vivere a Lamezia Terme. Lui adesso vive Lamezia Terme Sant'Eufemia e quando parla di Lamezia e quando parla di questo progetto del Renato Dulbecco, proprio agli occhi che brillano. Io ne approfitto per salutarlo sperando che stia vedendo la trasmissione perché è una persona eccezionale. A me dispiace veramente una cosa, col professore Nisticò ed altri protagonisti di questo nostro sogno, eravamo andati anche dalla compianta presidente Iole Santelli, la quale quel giorno aveva gli occhi anche lei sprizzanti di gioia quando ha ascoltato questo progetto e quando ci siamo collegati dal nono piano dal decimo piano della cittadella, quel giorno col professore Crea negli Stati Uniti d'America, perché anche il professore Crea è uno dei protagonisti di questo progetto che stiamo portando avanti, aveva un'emozione enorme e diceva: dobbiamo realizzare questo progetto, è un progetto che non serve Lamezia, è un progetto che serve la Calabria e ci fa veramente decollare come centro di eccellenza. Quindi anche nel ricordo, nel nome e nell'entusiasmo di Iole Santelli, questo è un progetto che andrà avanti e dovrà andare avanti. E ancora le fanno i complimenti per il suo lavoro. Andiamo avanti perché una richiesta: al termine del lungomare Falcone Borsellino c'è una via seminascosta che commemora Massimo D'Antona, di apostrofo, io lo Eh sì, specifico l'ho visto, perché peccato che il cartello toponomastico reca la scritta Massimo D'Antona tutto sì, attaccato, è senza vero, sì, apostrofo. ho Si può letto provvedere a correggere il cartello? sì, me lo devo ricordare. Se mi giri qualcuno di questi messaggi Te lo poi, giro, guarda, lo io faccio.
cerco durante la settimana di dirottarle, di farle, perché poi certe volte ho l'intenzione di memorizzare tutto, ma poiché gli anni avanzano e comincio a diventare rimbambito, poi me li scordo queste cose. Invece è importante che questi suggerimenti che arrivano ai telespettatori possano essere tradotti, perché sa, anche diretta, da tante di queste piccole cose riusciamo a fare veramente. Lo faccio in questo momento, perché giro in diretta sia questo che quello dell'autovelox di prima. Perfetto. Così ce li abbiamo, certo, entrambi. Certo, certo. Così diamo un ulteriore valore aggiunto già ad una bellissima trasmissione. E ancora ci scrivono, perché poi qui ce ne sono tanti, il campetto del Parco Peppino Impastato, non l'avete mai aperto? Il polifunzionale, quello? Sì, perché lo aprirà adesso la società che ha acquisito la gestione, questione di giorni, sì, okay, certo, sì, ha ragione. Questione di giorni. Non è stato mai, ci fu l'inaugurazione mia e l'intitolazione a quello stupendo ragazzo che si chiamava Pasqualino Gagliardi, che sì, l'avevo conosciuto già da quando era bambino. Io ho inaugurato e intitolato il campo polifunzionale a Pasqualino Gagliardi pochi giorni prima dello scioglimento, poi per anni è rimasto chiuso. Adesso finalmente siamo addirittura d'arrivo e prestissimo sarà veramente inaugurato e tanti ragazzi dovranno lì giocare proprio ricordando Pasqualino. Perché era un innamorato, giocatore, innamorato del calcio, innamorato della vita. Me lo ricordo molto bene. Sì. Sempre su via dei Bizantini, zona sud, è possibile servire la zona di Metano? Grazie signor sindaco e complimenti a tutti. Eh sì, su questo dobbiamo un attimino interagire con l'Italgas o comunque col soggetto concessionario del servizio, perché l'estensione della metanizzazione non è opera del comune. È chiaro che noi la sollecitiamo e la peroriamo, tant'è che faccio un esempio, è stata servita di recente durante questo mio secondo mandato la zona di Magolà e i lavori stanno proseguendo sino a Fronti, quindi tutta quella zona, okay, sarà oggetto della metanizzazione. Altre zone che non sono ad oggi coperte, noi cercheremo di segnalarle in quello che è il progetto di estensione della metanizzazione che tanto sta avendo protagonista anche la città di Lamezia. Benissimo, una domanda sulle luminarie, ma perché il corso Eroi di Sapri, in corso Eroi di Sapri le luminarie sono messe a metà, arrivano solo all'incrocio di via Gramsci, non si può arrivare fino in fondo? Su questo, a dire il vero, io i particolari dell'ubicazione non li conosco, quindi come ci si è regolati, se negli anni precedenti è stato diverso, a me pare, ma non vorrei dire sciocchezze perché di alcune cose non ho proprio conoscenza diretta su tutto, a me pare che si sono mantenute le vie che erano previste negli anni precedenti storicamente per mantenere un po' la spesa storica che era anche in bilancio. A me oggi con grande garbo per esempio mi è stato detto ma non poteva essere illuminata anche Caronte, sì, io ho detto ci sono tanti centri che meriterebbero anche attenzione, però al momento in bilancio sono appostate quelle somme e come accade spesso, cosa si vuol fare con le luminarie? Le luminarie solitamente null'altro sono che l'attrazione verso determinate aree del territorio ove maggiormente vi è la propensione commerciale del territorio stesso, cioè in fondo le luminarie sono uno slancio ulteriore che viene dato alle attività commerciali, quindi non si mettono tanto per la cosiddetta festa patronale, perché si vuole illuminare qualcosa, si mettono perché sono attrattiva affinché le persone che attratte alle luminarie vanno a passeggiare, poi vanno al bar, all'esercizio commerciale, è un po' è quello che dicevo prima, la possibilità del circolo della moneta che alla fine fa, certo, il bene di tutti, anche di persone che apparentemente sono molto lontane da quello. Siamo in fase di chiusura, per cui brevemente vado a leggere gli ultimi messaggi, ci chiedono per quanto riguarda il PSC ancora nulla. Nel PSC ancora nulla, perché noi abbiamo detto che se non avevamo gli uomini al comune era inutile andare a fare un qualcosa che non potevamo portare avanti. Io spero che già in settimana ci possa essere un piccolo miracolo di rafforzamento forte del settore tecnico del comune e allora in quel caso riapriremo quel cassetto che si è fermato al 27 agosto del 2017, quando pochi mesi prima del mio scioglimento la giunta approvò la proposta di PSC da trasmettere al Consiglio Comunale. Sino ad ottobre vi erano state le riunioni della commissione consiliare, io ricordo il grande impegno soprattutto del Consiglio Comunale Enrico Costantino nel portare avanti questo. Quando tornammo 17 giorni a marzo abbiamo fissato anche 6-7 riunioni, però allora avevamo la possibilità anche degli istruttori tecnici che seguivano il PSC. Oggi si trattava di fare una scelta di campo, se ci si dedicava al PSC per esempio il SUAP doveva
doveva chiudere totalmente. E il suo, bene o male, è il luogo ove vengono rilasciate tutte le autorizzazioni inerenti alle istanze produttive, quindi non ce lo potevamo consentire. Ma ripeto, mi auguro veramente che settimana prossima su questo ci possano essere importantissime notizie su possibilità di innesti dirigenziali, categorie D, che possono darci veramente una grande mano e quindi intervenire anche sul PSC. E ce lo auguriamo tutti. Un chiarimento, la strada per entrare al Parco 25 Aprile da Via dei Bruzzi è privata o comunale? Però io non riesco in questo momento, come memoria visiva, a identificare. Facciamo qual così, è. Mando anche questo messaggio in modo che. Se abbiamo pure la foto, eventualmente. Perché non so. Se avete la foto da casa, lo diciamo. Sì, se la possono mandare così, in questo momento, su questo non saprei dire se quella. Due domande sulle zone periferiche. Una vuole sapere che cosa ha intenzione di fare per quanto riguarda il degrado stradale, l'altra le zone periferiche di Lamezia, come per esempio Acqua Fredda e altre frazioni, che cosa si ha intenzione di fare per quanto riguarda ancora il degrado stradale, alberi pericolanti su strada Caronte e Acqua Fredda. Lamezia ha cittadini di serie A, cittadini di serie B o secondo la legge siamo tutti uguali? Come dobbiamo fare per poter avere opportunità di essere ascoltati anche per chi voce non ha? Cordialmente, grazie per la sua gentile risposta. Però, chi non ha voce però qua la può avere, voglio sì, dire. Sì, no, però dico una cosa, perché si è parlato combinazione della Caronte Acqua Fredda, allora l'onestà intellettuale di chi ha scritto, che sicuramente c'è ed è fortissima, dovrebbe riconoscere che il 50% del tracciato stradale della Caronte Acqua Fredda è stato oggetto di rifacimento totale del manto stradale, cosa che, faccio un esempio, non è avvenuta a Corso Giovanni Nicotera, quindi non è vero che non c'è attenzione su alcune parti della città, perché si è lavorato sulla Caronte Acqua Fredda, non si è lavorato sul Corso Giovanni Nicotera, quindi è chiaro che si può e si deve fare molto di più. Però quello che ricordo, e certe volte sottolineo, guardate che non è facile, perché noi siamo 162 km quadrati, noi abbiamo questa conformazione urbanistica che comporta delle, cioè quasi a parità di abitanti, quasi con Cosenza, poche migliaia. Considerate che il territorio di Lamezia è quasi 5 volte quello di Cosenza, quindi ha una necessità di garantire un po' un decoro ad un territorio che è quasi 5 volte più grande, quindi non è semplicissimo. Questo non significa che ci devono essere cittadini di serie B, tant'è che, ripeto, certo, Caronte Acqua Fredda è stata già oggetto di interventi. Io ho la sollecitazione quotidiana, lo devo dire, del consigliere comunale Davide Mastroianni, che mi sta perorando una accelerazione sul utilizzo dei residui del ribasso d'asta della Caronte Acqua Fredda per poter ulteriormente intervenire su quella parte. Io ho già detto al consigliere Mastroianni che chiaramente i soldi del ribasso della Caronte Acqua Fredda sono destinati a quell'area territoriale e da lì non si sposteranno, e che cercheremo nei prossimi giorni di accelerare al massimo l'utilizzo di quelle risorse che sono residuate, proprio per migliorare ancora quello che è il tracciato stradale, che, ripeto, per metà di esso è stato oggetto di intervento nei mesi scorsi. Buonasera, sono Caterina e volevo segnalare, come faccio ormai da tanto tempo, l'abbandono dei rifiuti per le vie del centro storico. Come si può arginare questa incuria? Grazie a tutti e auguri di buone feste. Centro storico brevemente di Nicastro o di San Biase, chissà qual è. Cerchiamo, allora, io non voglio essere ripetitivo, quando si parla di centri storici sono luoghi dove difficilmente ci va il cittadino che si trova di transito. Allora, prima cosa che dico anche a Caterina, cerchiamo di individuare e di isolare moralmente coloro che lasciano i rifiuti per strada. Per il resto noi cercheremo, soprattutto quando avremo più personale nella polizia locale, di fare tante operazioni, anche di andare a vedere nelle buste, lo stiamo facendo, lo sta facendo tanto la forestale, trovare scontrini, trovare lettere, trovare fatture di utenze, proprio per cercare di trovare queste persone. Però l'appello, soprattutto in queste aree territoriali, lo faccio ai cittadini, poiché lì non è via del progresso. Via del progresso, se noi troviamo spazzatura, mai nessuno potrà a capire chi l'ha lasciata. Possono essere da Metini, possono essere da Pianopoli, da Feroleto, certo, da Maida, da Cortale, da Iacurso, da tutte le parti. Nei centri storici, che sono più racchiusi, a mio parere è più semplice isolare moralmente i soggetti che compiono questi gesti.
Abbiamo un contributo e poi davvero vado velocissima perché devo chiudere. C'è un'immagine, ce la manda Domenico, genitore di due bambini che frequentano l'istituto per i Pitagora di Viale Primo Maggio. Voleva sollecitare la risoluzione della problematica presente, conosciuta dall'ufficio lavori, tanto da averla transennata. Si tratta di un cedimento della strada, e questo è grave perché insomma ci sono anche dei bambini in mezzo. Si tratta di un cedimento della strada molto pericoloso, soprattutto quando piove, quindi è pericoloso, lo Sì, stiamo però vedendo. dobbiamo aspettare un attimino che cessino le piogge per poter intervenire bene, sennò qui il bitume a caldo non va ad attecchire, quindi un attimino, cioè non è facile intervenire il giorno stesso se continua a piovere, eh? Cioè si può transennare, si può un attimino limitare il danno, a volte si può mettere il bitume a freddo, però non si riesce a fare quell'intervento che sia un intervento risolutivo, quindi ci vuole un po' di pazienza. Noi guardiamo sempre un po' a lunga gittata anche con l'assessore d'atti o le previsioni del tempo. Allora, per esempio, da lunedì, quantomeno sino a giovedì, salvo cambiamenti, è previsto che il tempo sarà bello. Tant'è che nella prossima settimana stiamo programmando tanti interventi anche sui tracciati stradali. E però, se ci sono 5 giorni di pioggia, purtroppo, per come sono adesso ancora Io le giro anche condizioni. questo messaggio Sì. perché Sì, però siccome ci questo è sotto saranno. controllo. Sì, Ok, però giriamolo, però glielo giro perché. questi che sono transennati sono tutte cose che la sezione lavori le tiene sotto e appena possibile Però interviene, però. ricordarlo in caso fa sempre bene, perché Certo. quando sono bambini Eh no, ma in una assolutamente, ci scuola è mancherebbe. sempre. È giustissima l'osservazione del Ultima telespettatore. domanda, ultimissima, e poi chiudiamo. Si hanno notizie per quanto riguarda il porto turistico di Lamezia e mi dicono dalla regia, mi fanno cenno che abbiamo un contributo in immagine di Via degli Svevi quando piove ed è una signora che ha già telefonato l'altra volta, quindi Via degli Svevi, ecco, la vediamo in queste condizioni quando piove e quindi la stiamo vedendo chiaramente. Non Non incommentabili, sono condizioni, è oggettivamente. chiaro. Via degli Svevi manda il Sì, messaggio. mando subito. Io faccio copia e incolla, Sì, Via giro degli Svevi sì, inoltre perché e è vado. veramente indecente. E quindi è indecente. Abbiamo appurato signora o chi ci ha mandato Sì. questa foto. Ho già Non so se girato il pure la tutto. signora che chiedeva del porto turistico, noi abbiamo notizie che entro massimo giorno 20, quindi di questo mese, dovrebbero inviarci quello che è il progetto da mettere a base del project finance che si andrà a portare avanti, quindi dovrebbe essere imminente, perché quando è stato presentato il primo progetto sono state chieste degli aggiustamenti, delle modifiche, e ci vogliono un po' per poter essere come base del project finance ex articolo 183 codice degli appalti. C'è bisogno di alcuni aspetti che andavano perfezionati e lo stanno facendo, quindi ci siamo quasi. Bene, anche per questa sera botta e risposta finisce qui. Io ringrazio i cittadini, le persone che ci hanno seguito anche questa sera, siete stati in tantissimi, continuate a farlo perché questa è la finestra che vi permette di avere voce, di Ma insomma tanti argomenti anche sottolinearci. interessanti, tante segnalazioni Esatto, su tante sì. criticità che ci E sono, questo è quindi ce ne saranno l'importante. tante criticità, Esatto, è bene esatto. L'importante è segnalarle. prenderne atto e Certo. ricominciare veramente a lavorare affinché questo non succeda. E ricordiamo che amministrare una città come Lamezia sicuramente non è facile, ma quale città lo è d'altronde, per cui non è una giustificazione che vogliamo dare. E botta e risposta torna la settimana prossima, intanto domani si esprimerà il TAR, quindi aspettiamo di sapere quale sarà a questo punto il nostro destino, perché è un po' un destino comune, un destino di tutti, lo Ma stiamo allora, aspettando. una cosa è certa, una gestione commissariale è un massacro di un territorio, su questo si può Appunto, dire quel quindi che si vuole. noi ci auguriamo che non ci Cioè, sia, perché l'abbiamo già. oggettivamente, questo saranno stati 12 mesi Covid, ma la città ha fatto dei passi in avanti che È rispetto ai sempre due meglio anni avere una guida, sicuramente, quindi commissariali, non è. non, oggettivamente non c'è parola. Quindi, Quindi d'altra è. parte, io lo dico sempre, io rispetterò qualunque sia la sentenza, ma siamo tutti cittadini tenuti a rispettarla. E ripeto, con serenità aspettiamo un attimino la decisione del TAR, auguriamoci che la città possa continuare comunque ad essere amministrata da chi è stato scelto dal Sono ore popolo. importanti per noi, quindi facciamoli in bocca al lupo intanto al sindaco Mascaro. Botta e risposta torna settimana prossima. Grazie per essere stati con noi.